tre doni facciamo. Uno che riguarda il reparto di medicina, che è il reparto diciamo più funzionale, dove abbiamo due postazioni dove viene monitorato i 5 temperatura o altri, che tramite un ricevitore di 1 etto 30 grammi può girare per l'ospedale, quindi senza, e nel momento in cui questo, uno di questi valori, di questi parametri va fuori è normale, suona e quindi possono intervenire direttamente per vedere che tipo di intervento fare. I pazienti da monitorare si dividono in due categorie: pazienti complicati, pazienti critici che hanno bisogno di un monitoraggio, quello classico, quello che voi vedete in televisione al letto del malato, con l'infermiere sempre pronto a intervenire quando al letto del malato suonano gli allarmi. Poi c'è un monitoraggio più soft, dedicato a pazienti non instabili ma a rischio di instabilizzazione, cioè che hanno un certo rischio di peggioramento, per cui devono essere controllati frequentemente durante il ricovero in ospedale. Questo sistema permette di controllare questi pazienti invece dell'infermiere che va a misurargli i parametri ogni 6 ore, ogni 4 ore, ogni ora, arrivano direttamente alla centralina, e quindi il controllo è un controllo immediato, sicuro, senza diciamo dispendio di risorse. Insomma, nel futuro questo sarà il monitoraggio dei pazienti ricoverati in ospedali per acuti. Il secondo, diciamo, dono è un po' riguarda l'oncologia, riguarda noi, e qui alla Fratta ultimamente ha ripreso moltissimo anche a fare le chemioterapie, e diciamo nella le due postazioni abilitate alla chemioterapia avevano bisogno di due televisori, quindi uno per postazione. Il terzo invece è un servizio nuovo, ciò che riguarda la psicologa. Noi abbiamo la psicologa oncologa tramite una borsa di studio da una settimana, un giorno alla settimana, da 4 anni fa servizio qui all'ospedale. Quindi abbiamo raddoppiato le ore. Sì, questa è la forza del volontariato a livello di vallata, non solo evidentemente cortonese, e anche oggi è una dimostrazione che quando si fa rete si ottengono risultati. La donazione di 2 TV all'ospedale e anche il monitoraggio, il sistema di monitoraggio dei pazienti per la medicina è fondamentale, quindi grazie al Calcit che come sempre, grazie anche alle donazioni che vengono fatte lo stesso, come sempre appunto dicevo, svolge una funzione fondamentale per il territorio, quindi donando sempre più attrezzature all'ospedale, quindi stando in rete con tutta la sanità di Vallata.